signori, abbiamo una temeraria BB che con 15 gradi e acqua gelida fa il Puccino. Io purtroppo non posso perché non sono attrezzata, qui non ho asciugamano né niente. Telespettatori, mentre la BB fa Puccino, fotine eccetera, io le rimango dietro e faccio il primo take di Le Mirabolanti Avventure di Furacian e BB al mare, ultimo giorno. Allora, finalmente il tempo ci ha graziate. Oggi è una giornata stupenda. Ok, io c'ho sul piumino, però io sono freddolosa, c'è uno spiffero d'aria e schiatto di freddo, ma tra un po' me lo tolgo. E, il sole è alto nel cielo, non ci sono nuvole all'orizzonte, cioè no, all'orizzonte sì. Il sole non è caldissimo, non c'è nessuno perché è lunedì, che goduria, che bello. Che bello quando non c'è gente. Io non capisco quelli a cui piace la ressa, la calca, la spiaggia d'estate in agosto, insopportabile. Vabbè, comunque, a parte queste mie idiosincrasie. Allora, telespettatori, il programma di oggi è passeggiatina, spiaggettina, incameriamo un po' di calore, un po' di sole, un po' di quiete. Poi dobbiamo andare a mangiare i cannolicchi, o altrimenti chiamate cappelunghe. Poi andiamo a giocare al VR, perché abbiamo scoperto una sala giochi che ha il VR. È un po' costosetto, ma non importa. Poi, cos'è che dovevamo fare poi? No, basta, tutto qua. Anche perché poi a me mi tocca di prendere il treno e di tornare in quel della magnifica Milano. Allora, mamma BB mi ha portato l'asciugamanino e quindi faccio il primo Puccino anch'io. E faccio il primo piedino sulla sabbia dell'anno. Allora, mi sale un gelo dai piedi fino alla colonna vertebrale. Però pensavo peggio. Lei continua a fare il video che poi facciamo il TikTok. Chiaramente io sono con la borsa in acqua, perché non pensavo di entrare dentro in acqua a fare il Puccino, quindi c'ho dietro carta di credito, chiavi di casa, documenti, quindi vabbè. Lei invece ha deciso che si dà alla ricerca delle conchiglie. Ha borbottato qualcosa. Cos'è? Un cannolicchio? Ha trovato un cannolicchio! Aspetta che vado a vedere. Telespettatori? Vabbè, questa mangia già. Ci siamo. Siamo contro luce, questa ride, fa niente. Siamo arrivati all'oasi del pesce e abbiamo ordinato io le cappelunghe gratinate, a.k.a. cannolicchi, e lei ha preso branzino e patatine fritte. Se c'è un posticino mi faccio anche un quarto di chilo di cozze, che qua fanno alla triestina, all'impepata, peperoni, no? Arance e zenzero, questo piacerebbe alla mia mamma, sicuro. Non so se piacciono le cozze alla mia mamma, forse no. Però l'arancia e zenzero magari sì. Vabbè, chiederemo. E diavola, anche questo no. Poi abbiamo dolce speciale papanasi. Adesso vado in ricerca, così vediamo che cos'è, perché se è una roba particolare che mi ispira, quasi quasi io mamma mia. Potrebbe essere interessante. Adesso vediamo, poi vi facciamo vedere quando arrivano i più. Ci siamo, è il momento della verità. Facciamo vedere anche il pranzino. È il momento della verità, le cappelunghe mi piaceranno, sì o no? L'ardua sentenza fra 3, 2, 1. Ci siamo, al primo boccone, eh? Sa di gratinatura. No, comunque sono buone. Forse un po' troppo gommosine.
però si fanno mangiare, aggiudicate. Allora, si chiama Papanashi. Papanashi, sì. Allora, adesso lo assaggio. Io l'avevo detto a Claudia, ma secondo me non ce la faccio a mangiarlo tutto. Mangi un po' anche tu. Gna. Allora, vado, eh. Esattamente come la descrizione online, una specie di ciambellina fritta con salsa vera panna acida e marmellata. Buona, ci sta. Te l'ho spettato io. No, cioè... no, non ci siamo. Non ci siamo, l'inganno della mente. Allora, abbiamo fatto il VR con i posti a sedere, il roller coaster, quindi la, come si dice in italiano? Montagne russe in VR, cioè io sono dovuta scendere, stavo vomitando. Va bene che ho mangiato tanto e ho digerito tutto il pranzo in 5 secondi. In tranquillità. Esatto, ma veramente una roba pazzesca. Cioè il sedile si muove per fare... il movimento quello è bello, no? ti inganna di brutto e chiaramente essendo un videogioco fai delle robe allucinanti, cioè cadi a piombo, cioè proprio vabbè, cioè io urlavo terrorizzata, esatto, io urlavo terrorizzata, lei rideva e io che le dicevo che cazzo ridi e tu che cazzo urli e io ma lei si diverte, io c'ho paura. Chi ci vedeva da fuori, se qualcuno ci ha guardato, si è fatto tante risate. Meno male che non c'era nessuno. Guarda. No, non c'era nessuno, secondo me c'eravamo il pubblico in casa, secondo me. Sì, la tipa in casa, esatto. No, vabbè, cioè, allucinante, veramente allucinante. Molto faticoso. Io sto ancora, non so quando mi riprendo. Vabbè, camminiamo un po' adesso, così magari ci riprendiamo. Poi mi spieghi quello. Quello cosa? La tipa che... la spara dal vento. C'è una tipa che... Non so. Si ripara dal vento con l'ombrello, no? Oppure sovrapensiero. Oh. Vuole infilzare qualcuno, forse. Ma. Ciao. no. Allora, giriamoci, che così c'è la luce. No, io gli occhiali, quindi posso. Allora, io devo parlarvi così. Siamo alla stazione di La Tisana e io sto tornando a casa. Non ci siamo ancora riprese dal coso, dalle montagne russe VR. E io c'ho ancora lo stomaco sotto sopra, lei pure. Continuiamo a digerire il pasto. Che era buono, meno male. No, era buono, meno male non l'abbiamo vomitato. Che era buono. Quindi l'abbiamo voluto trattenere in mano. Vabbè, telespettatori, io vi saluto, mi faccio 3 ore di treno, me ne torno in quel di Milano. Che bello tornare a casa. Pausa di lutto, pausa. Va bene, lei invece sta qua? No, domani torni a Udine. Domani vado a Udine e poi torno qua dopo domani. Che c'è il Biker Fest. Questo weekend c'è il Biker Fest. Perché qua pullula, c'erano gli alpini questo weekend, adesso c'è il Biker Fest. L'unica cosa che manca cos'è? Che è mancata questi giorni? Cos'è? Il Luna? Il Luna Park. Vi ricordate la puntata di quest'estate? Io volevo andare su Brucomela. E invece sono andata a vomitare su VR. Ma smetti. Vabbè, telespettatori, arrivederci. Alla prossima mirabolantissima avventura. Ciao.